rappresenta la Camera di Commercio di Varese con Varese e diciamo che una ripartenza, Marina, ci racconti questa 4 giorni di fiera. Sì, sì, è un'occasione molto importante per il progetto Varese Do You Lake, quindi per il territorio di Varese, di promuovere proprio le nostre bellezze, il patrimonio, il verde, i laghi, insomma, del territorio di Varese proprio in un contesto internazionale, ma allo stesso tempo in un contesto di prossimità, quindi che abbiamo riscoperto essere particolarmente importante dopo il periodo vissuto. Quindi benvengano occasioni come queste, il territorio di Varese è molto ricco sotto tutti i punti di vista, quindi può essere di interesse per un pubblico piuttosto vario, come può essere un pubblico che frequenta questo tipo anche di fiera, di occasione. Certo. Cosa ti chiedono le persone che si fermano al tuo stand? Allora, chiedono soprattutto che cosa c'è da visitare a Varese, ecco, questa è la domanda più ricorrente e quindi sono molto incuriositi soprattutto dalla presenza dei 4 siti UNESCO, quindi un territorio ricco di attrattività anche dal punto di vista del patrimonio, e poi spesso anche percorsi da fare in bicicletta, in e-bike, quindi anche l'aspetto più active and green sicuramente. Quindi sport e cultura. Ricordiamo quali sono questi 4 siti? I 4 siti UNESCO sono il Sacro Monte di Varese, l'Isolino Virginia, quindi nell'ambito dei siti palafitticoli, il Monte San Giorgio, che qui è particolarmente conosciuto anche perché è transnazionale, quindi al confine con la Svizzera, e poi il sito dei Longobardi, quindi il Castelsebro e Monastero di Torba. Da Ticino Expo è tutto, ciao a tutti! Ciao! Grazie Marina!